Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E che fine fa Renzi? Beh, insomma, mi ha fatto alcune domande in sequenza sulle quali non sono perfettamente preparato, visto che siamo di fronte ad una situazione assolutamente fluida. C'è una legge elettorale che ovviamente spinge perché ci siano delle alleanze. Non è escluso che ovviamente ci possa essere un allargamento di quello che è il polo di centrosinistra, insomma, che mi risulta ancora aperto a Renzi. È ovvio che naturalmente in questa condizione centrodestra è largamente favorito. Se non ci fosse stato questo accordo Letta-Calenda sarebbe stato ancora più favorito. È ovvio che naturalmente c'è una spinta alle alleanze che creano ovviamente delle contraddizioni aperte rispetto ovviamente alla vivacità delle posizioni che soprattutto nel campo del centro-sinistra ci sono state in questi anni, insomma. Quindi è difficile anche costruire un cartello elettorale al di là di scrivere un programma comune, perché su molte questioni ovviamente già lo stesso cartello Letta-Calenda allargato alla sinistra ha delle contraddizioni interne evidenti. Io penso che avremo altre sorprese, cioè nel senso che ci saranno altre aggregazioni, il tempo ancora c'è, ancora metà mese, insomma, quindi prima della presentazione dei simboli e delle liste, e probabilmente qualche spinta ci sarà, anche perché bisogna raggiungere da soli il 3%, cosa che non è semplicissima. Matteo Renzi ha scritto poco fa, vi do anche questa notizia, sulla sua iNews, che punta a raggiungere il 5%, se siamo riusciti a portare Draghi con il 3%, ha scritto: possiamo fare anche questo, staremo a vedere.